In molte amministrazioni si sta assistendo allo snaturamento delle funzioni dell'urbanistica, che dovrebbe tutelare la qualità sociale, ambientale e paesaggistica, e invece sembra essere improntata alla svendita del territorio, lasciando nelle mani di operatori privati la gestione dei beni comuni. Questo è l'allarme lanciato dal Forum Salviamo il Paesaggio di Torino. Fino ad oggi negli ultimi 4 decenni la gestione del territorio è avvenuta avendo come veramente principale motore quello della rendita fondiaria, quello del profitto di pochi. Riteniamo quindi che ci sia assoluto bisogno di spezzare questo meccanismo, di riorientare l'economia verso forme che rispettano il territorio e valorizzano le unicità, che partano dalla valorizzazione delle unicità del territorio e di tutte quelle forme di economia che sono produttive nel lungo periodo, le uniche immaginabili. A Torino molti sono gli esempi di questo tipo. Un caso emblematico è quello della Cavallerizza Reale, da tempo occupata da un'assemblea spontanea che si batte per la restituzione del complesso alla collettività. La Cavallerizza è stata cartolarizzata, cioè divisa in blocchi e venduta per 11 milioni di euro. Questa è la cifra, diciamo, che si è raccolto ad una società privata, appunto, di cartolarizzazione. Questa società privata in realtà è del 100% del comune, ok? A quota 100% del comune, quindi è un passamano che crea, diciamo, la speculazione comunale sulla questione anche debito pubblico, perché in qualche modo ad oggi il debito della Cavallerizza è assunto da San Paolo, quindi il solito gioco delle tre carte per cui Comune, San Paolo e le varie società create ad hoc per questi giochi economici, insomma, si è rivelato nuovamente, come tanti altri stabili o situazioni nella città di Torino. Durante il dibattito sono emerse delle considerazioni sugli strumenti di tutela dei beni comuni. Ci sono alcuni strumenti da cui partire. Innanzitutto la Costituzione ce ne dà tantissimi. La Costituzione sancisce il primato assoluto del valore del paesaggio su qualunque altro interesse pubblico, anche quello economico. Altro strumento che potrebbe spezzare il meccanismo della gestione del territorio che non parte dai bisogni della comunità locale sia quella della messa in rete delle azioni di contrasto ma anche di proposta dei singoli comitati, dei singoli gruppi che nel tempo si sono formati.